Per la Roma il premio più ambito, la vittoria sulla capolista. A San Siro un fitto sipario di nebbia copre il campo, forse per nascondere all'arbitro il cianchettone che falcia Orlando in aria e che, visto dall'occhio obiettivo della macchina da presa, si rivela come una cianchetta da manuale. E per nascondere ai tifosi nerazzurri lo scivolone dei loro beniamini sulla buccia di banana dei giallorossi di Carniglia. Balla come se fosse in un night la difesa dell'Inter, ma Picchi ha la testa sulle spalle ed evita a Buffon un primo dispiacere. Nel secondo tempo gli uomini di Herrera riescono a mietere solo calci d'angolo, ma le sorbe della vittoria non maturano nella paglia dei corner. Schiaffino è il regista della difesa romana, il Cécile Demille di una grande partita. Il contropiede della Roma fa squillare più volte il campanello d'allarme per Buffon e compagni, e dopo una gita a vuoto fin sotto la porta nero-azzurra, Manfredini mette le ali ai piedi, anzi ai piedoni della vittoria. Herrera sapeva bene che il solo sistema per fermare il cannoniere giallorosso era acquistarlo, e quest'estate ha fatto di tutto per averlo nella sua squadra. Poco dopo la Roma, invece di lasciare, tenta di raddoppiare, ma un'impennata di Buffon neutralizza il tiro. Una fine d'anno amara per i milanesi. La Roma ha affondato i denti nel panettone nero-azzurro, mentre l'Inter se li è spezzati tutti e 11 con il torrone romano.